Dottore, nulla, nulla, niente, niente, ho provato in tutte le maniere, mi creda, con mia moglie è assurdo. Cioè, la prendo con la dolcezza, niente, non ci sta. Oppure improvviso qualcosa, invento qualcosa, niente, non c'è rapporto, non c'è niente. È come se avessi perso la voglia, insomma. Ha perso la voglia, l'entusiasmo. Cioè, non riesco, niente, non è possibile, insomma, dopo tutto siamo sposati da 3 anni. E già dopo 3 anni devo chiudere, devo finire, mi devo rassegnare, non lo so. No. Allora, lei mi deve portare una boccettina. Sì. Di acqua della Fonte Nera della Bolivia. Boccettina di acqua della Fonte Nera? Devo chiedere così in farmacia, no? Ma che farmacia? Lei deve andare in Bolivia a prendere questo po' di acqua. In Bolivia devo andare. In Bolivia. Allora, io lo scrivo qua. Fonte Nera in Bolivia. Oh. Poi mi deve portare un pizzico di terra del lago di Tutankhamon. Tu? Tutankhamon. Ma io lo scrivo. Lago di Tutankhamon. E dove? Sempre là in Bolivia, no? No, è in Egitto. In Egitto? Sì. E io devo andare in Bolivia e in Egitto? Lei vuole risolvere il problema. Mi porti questi ingredienti e poi glielo faccio vedere, no? Poi mi deve portare pino mugo secco della Foresta Nera. Foresta Nera si trova in Germania. E io dall'Egitto vado in Germania pure. Che devo andare io? E dottore, quanto mi costa questo viaggio? Vuole risolvere il problema. E sì, vabbè, ma allora... è assurdo una cosa del genere. Cioè, ma è sicuro poi è efficace? Certo. Infine mi deve portare un po' di sterco di canguro. Vabbè, il canguro sta in Australia. Ma lo trovo anche in Germania lì, no? Il canguro sta solo in Australia. E quindi devo andare in Australia? E devo andare in Australia. Le ho scritto qui. Me li porti qui. Allora, una boccettina con un po' di acqua della Fonte Nera della Bolivia. La trovo facilmente, sì. Sì, quando arrivi in Bolivia, chieda e ci arrivo. Poi, un pizzico di terra del lago di Tutankhamon, pino mugo secco, mi raccomando, secco, della Foresta Nera in Germania, e poi sterco di canguro in Australia. Va bene, me li porti qui e risolviamo il problema. Quindi mo me ne vado in Bolivia direttamente. In Bolivia per prendere un po' di acqua. E poi con mia moglie riuscirò finalmente... Collauda. A presto, fa piacere, povero. Every night I sit here by my window, staring at the lonely avenues, watching lovers holding hands and laughing. Acqua della Fonte Nera della Bolivia. E mo in Egitto, lago di tu, mo chiedo, va. Yeah. Ah, je veux être l'amour d'un cowboy, je veux un jour manier le lasso. Me balader à cheval dans la plaine, aussi visiter l'ouest canadien. Je veux entendre les coyotes dans la nuit, voir le soleil se lever le matin. Oh, je veux être l'amour d'un cowboy, car je pourrais être libre enfin. Mettere una pomatina. No, pensiero, perché no, roba allergica. Non è grave, no. Un attimo solo. Pronto? Dottore, sono Rocco, dottore. Sono un paziente che con la moglie. Ho preso l'acqua dalla sorgente lì in Bolivia e poi sto qui in Egitto che ho preso la terra adesso. Però involontariamente io ho buttato il foglietto che lei mi aveva dato dove... C'era un altro due posti dove dovevo andare, però non... Mi ascolti, deve andare... Nella Foresta Nera deve prendere pino mugo secco, non fresco, secco, dall'albero direttamente, va bene? Va bene, vado in Germania, va bene, la ringrazio, dottore. Arrivederci. Scusi, ma pazienti anche da lontano, si sa. Faccia vedere qua.
per l'amore, la faggi del mondo. E mo? Pronto? Dottore, dottore, sono Rocco, dottore, disturbo? No, non mi disturba affatto. E niente, io sono qua in Germania, sono preso anche il Pinot Mugo, ma stava un'altra cosa che dovevo prendere. Allora, serve l'ultimo ingrediente, sterco di canguro, solo un pizzico. E fino in Australia? In Australia. In Australia, vabbè. Dottore, però, assai il danno, dottore. Arrivederci. Sia la terra che lo sterco si devono fondere nell'acqua della fonte. Oh, sicuro che sterco di canguro? Sì, sono andato a posto. Non è che di opossum? Di? Opossum. Il canguro c'aveva il marsupio? Sì, sì, vabbè, d'estate si usa il marsupio, voglio dire. Cioè, va bene. Allora, poi vedi a che serve il Pinot Mugo. Come si gira con il Pinot Mugo, non si gira con nient'altro. Ecco. E lui? È lui, è lui. È pronta. 8 giorni di viaggio, dottore. Però ne vale la pena, la spesa valeva l'impresa. Però fa un po' schifo così a vedersi, diciamo. Lo so, mi rendo ma quante gocce devo prendere di questo? No, che gocce gocce, ma ti dico io che cosa devi fare. Allora, questa boccettina, beh, la devi mettere sul comodino di tua moglie. Va bene, chiudi, chiudi, che evapora. Ascolta le istruzioni, chiaro? Beh. Sul comodino di tua moglie e lasciala lì. Poi voi andate a letto. A che ora andate a letto? Dipende, cioè. Di media? Di media verso le 10. Le 10, dunque, allora alle 2, alle 2 di notte ti risvegliare, metti la sveglia, però ti risvegliare solo tu. Poi, tua moglie come si chiama? Carmela. Carmela. Allora, metti la tua mano destra sulla spalla sinistra di tua moglie e chiamala 3 volte. Carmela, Carmela, Carmela. Mm. Mm? Lei si sveglierà. Tu le dirai: per favore, mi prendi la boccettina che sta sul comodino? Lei si girerà per prendere la boccettina sul comodino e tu... Garantito. Diciamo, è servito a fare il viaggio. Sì, no? Sì, sì, funziona, funziona, funziona. E lei a me? No!